Ciao ragazzi da Vittorio, come promesso oggi si parte. Ieri si sono chiuse le iscrizioni, per cui chi è riuscito, ieri si è iscritto al Fantacalcio, oggi ho creato le due competizioni. Ne ho create due, così ci possiamo divertire di più. La prima si chiama Champions League, ho diviso tutti gli iscritti in quattro gironi, si giocherà e le prime quattro si qualificheranno per la fase finale, una piccola Champions League. Si parte dalla seconda giornata di campionato, da credo lunedì prossimo si potrà fare il mercato e poi si iniziano le partite. I gironi sono a partita secca, solo andata, e si parte dalla seconda giornata di Serie A e si chiuderà alla 17ª di Serie A. Le prime quattro squadre avanzeranno agli ottavi di finale, dagli ottavi di finale sarà andata e ritorno, per cui ci sarà una partita in casa e una partita fuori casa. Giocando in casa si ha un punto di vantaggio perché si gioca in casa. Ottavi, quarti e semifinali sono gara andata e ritorno, la finale sarà secca. Sostanzialmente questo torneo che ho chiamato Champions League si parte alla seconda giornata di campionato e si chiude alla 25ª. Le regole sono sempre quelle base del fantacalcio. Se vi siete iscritti ieri, siete state automaticamente selezionate. Sono quattro gironi da 17 squadre, se non mi sbaglio. Per cui una riposa. Io, per esempio, probabilmente riposerò la prima giornata, quindi la mia avventura non partirà la seconda giornata, ma verosimilmente la terza giornata. Quindi saranno scontri diretti, diciamo un po' più divertente, e insomma si qualificano le prime quattro, per cui è tosto andare avanti nei gironi, però ci divertiremo insieme e poi ogni settimana cercherò di fare un video di aggiornamento su questa competizione a squadre, questo girone chiamato Champions League. Sono molto contento perché ci sono tantissimi iscritti e cerchiamo di divertirci insieme. Però ho creato anche un'altra competizione, sia per quelli che magari vengono eliminati subito, eccetera, anche per divertirci insieme. Ho fatto anche il formato Formula 1, ovvero in base ai punteggi che si ottengono ogni settimana. Questo partirà dalla seconda giornata di campionato e finirà all'ultima giornata di Serie A. Quindi questa competizione durerà di più, non ci saranno scontri diretti. Basterà fare il totale, no? La somma totale di punti che si fanno partita dopo partita. E ancora una volta, il mercato è libero, nel senso che non ci sarà un'asta, dovrete prendere i giocatori, i crediti. Mi sembra abbiamo deciso che siano 300, per cui hai 300 crediti, devi farti la tua rosa a tre portieri, eccetera, eccetera, e schierare la tua formazione ogni settimana. Ecco, ricordatevi di schierare la formazione perché poi ovviamente ne pagherete le conseguenze se fate scendere in campo giocatori infortunati. Quindi ho creato due competizioni. Una, la Champions League, sono quattro gironi da 17 squadre, le prime quattro passano, i gironi sono solo andata, non ritorno, poi dagli ottavi di finale andata e ritorno. E poi quella classica, diciamo, Formula 1, ovvero non ci sono scontri diretti, i punti sono calcolati in base ai punteggi che prendete nel fantacalcio, si parte dalla seconda e si arriva all'ultima giornata di campionato. Proviamo a partire, vediamo, speriamo sia molto divertente e poi cercherò di aggiornare ogni settimana con un video con i risultati e la classifica attuale di questo campionato. Ok? Scrivete i vostri commenti e noi ci vediamo dopo con un altro video. Ciao!